Buongiorno ragazzi, buongiorno, nuova settimana, nuovo inizio, si va al lavoro. Ci sono quelle giornate dove non si ha proprio voglia di fare niente. Io mi sono svegliato alle 7:20, sono rimasto a letto fino alle 7:50, un po' così a cazzeggiare, a riposare. Mi sarebbe piaciuto rimanere a letto stanotte, ecco. Mi sarebbe piaciuto rimanere a letto stamattina. Inizio di una nuova settimana, nuove cose, nuovi orizzonti, nuove avventure. Oggi è lunedì e come sapete i lunedì sono infernali per me. Devo editare un sacco di video per il canale YouTube americano. Now you know. E niente ragazzi, ho notato che hanno appena caricato il video. Questo pezzo ho fatto io, questa storia, quindi mi raccomando andate a mettere mi piace, andate a mettere mi piace a questo qua, insomma, now you know, Tesla Cybertruck numero 1 e quant'altro. La mia storia. Questa settimana sto pensando quando potrei andare in palestra, avrei potuto ieri, mannaggia, ma alla fine tra una cosa e l'altra non avevo né voglia. No, non avevo voglia, il tempo ce l'avevo, la voglia mi mancava. Ero stanchissimo dal giorno prima e tuttora sono ancora stanco. Cioè devo trovare un giorno proprio per riposare e dire ah, è fatta. E attualmente sono settimane che non c'è un giorno dove dormo 8 ore. No bueno. Adesso vediamo di non beccare troppo traffico, che non vorrei arrivare troppo tardi, così me ne vado via abbastanza presto. E niente ragazzi, ci vediamo dopo. Adesso mi ascolto un po' di musichetta per rilassarmi e ci aggiorniamo questo pomeriggio o dopo comunque. Niente ragazzi, noi ci vediamo dopo, sono arrivato, parcheggio, a dopo, buon lavoro, buona cosa. Buon salve, salvissimo. Allora, vi ricordate quando ho detto che spero che le cose vadano tutte bene, che insomma sapete che mio collega è in ferie, quindi dovrò gestire tutto io? Ecco, oggi è successo tutto l'opposto. Santo Gesù, è caduto il mondo. L'azienda dipendeva da me. No dai, però comunque sono successi un sacco di imprevisti che non sono mai successi in queste settimane, chiaramente me le devo sorbire e subire tutte io. Un'occasione sia per mettersi in gioco che per imparare, che per far vedere al capo che sono intraprendente e quant'altro. Però ansia, non funziona, il server si è spento, non si riaccende, non si connette e i dati delle fatture di sto posto che bisogna allinearli di qua e di là, non funziona. Cioè, bello, è il mio lavoro e... però tutto assieme, stessa cosa domani, perché hanno già detto che ci sono degli errori che bisogna aggiungere, cose che non hanno mai detto in queste settimane quando eravamo in due a lavorarci sopra. Adesso che sono da solo, oh Lorenzo, guarda caso, eccoci qua, parliamo. Comunque niente ragazzi, adesso torno a casa, devo iniziare a scaricare tutti i video di YouTube, mettermi a editare quello e finire as soon as possible. E poi stasera vorrei uscire, quindi o esco ora, tra poco, a dire la verità, perché mio fratello va a giocare a spikeball e visto che sta settimana di sport fisico io l'ho visto col binocolo, e o, ecco aspetta, ora che abbiamo acceso il condizionatore, ole, potrei fare quello, oh santo Dio, potrei mettermi a... non so, adesso decido ragazzi, se andare a lavorare direttamente a casa e poi finire presto, oppure se lavorare stasera e adesso andare a giocare, essenzialmente. Vediamo, ci sarebbero un po' entrambe le cose, ma non si può tutto. Non so, adesso arrivo a casa, ragazzi, scarico i files, vedo quanti sono e se è fattibile, penso che andrò a giocare. Che bello, andiamo a giocare con gli altri un po' di attività fisica, così poi stasera dopo cena posso mettermi a lavorare, fare tutto quello, anche perché ci sono ancora i miei, quindi non devo neanche cucinare, sono proprio un ragazzo viziato come anni e anni fa, quando non vivevo da solo.
E niente ragazzi, quindi questa è la situazione. Adesso aspetto che la temperatura in macchina cali, perché mi sono reso conto che ho tirato sui finestrini ed era accesa l'aria, ma non era accesa l'aria condizionata e quindi è entrata solo l'aria calda. Ah, mamma mia, ci sono 32 gradi fuori, voglio morire. Non è vero, però. In tutto questo ho scritto al mio amico della Sardegna, vediamo se lui mi ha proposto le prime due settimane di agosto da andare lì, però già il mio collega si prende ferie in quel periodo, quindi io mi sa che non potrò prendermele in concomitanza con lui, anzi probabilmente c'è zero, e uno deve tenere le redini. E quindi mi sa che le mie ferie in Sardegna saltano, mannaggia la miseria, anche perché avrei dovuto scrivere prima ad Edoardo, perché adesso cosa succede? E che tipo il mio collega mi ha chiesto, ma a te cambia qualcosa prima settimana di agosto e la seconda? E io ho detto no, e allora lui si è preso le prime due settimane di agosto, però avessi detto voglio io le prime due me le avrebbe lasciate, perché lui non fa niente. Magari ora gli chiedo se gli va di switchare, se non ha organizzato niente, ma secondo me sarà un fold. Poi, boh, agosto in Sardegna mi sa un po' too much, forse, un po' troppa gente. Va bene ragazzi, ci aggiorniamo, adesso mi metto un po' di musica, placo gli animi e ci vediamo dopo. Ciao! Allora ragazzi, giornatina tranquilla, alla fine non ho filmato più di tanto, passeggiata e quant'altro. E adesso torno a casa, noi ci vediamo domani per il nuovo vlog, quello di oggi sarà abbastanza insulso, abbastanza corto, ma cioè lunedì come sapete è sempre impegnativo, ho dovuto editare video YouTube per il canale YouTube americano, insomma tutti questi impegni ed è very difficult tenersi attivi in tutti i fronti, no? Ora è luna di notte, io vado a letto e sapete che vi dico sempre che devo andare a letto prima? Ecco, anche stasera non ci riuscirò, purtroppo. Vabbè, comunque noi ragazzi ci aggiorniamo domani. Mettete un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e bacioni.